Nel video le immagini dell'altare della chiesa dei Liguorini preso a martellate da ignoti. Fatto a pezzi il tabernacolo dove è situata la pisside, la custodia per le ostie consacrate. Sul pavimento dell'antico edificio religioso notiamo anche una vetrata infranta. Uno scenario di devastazione è quello provocato dagli autori del raid, che sono riusciti a entrare nella chiesa forzando l'ingresso principale. Una struttura chiusa da 40 anni, ritenuta inagibile per i danni subiti dal terremoto del 1980, più volte vandalizzata in passato. Questa volta però l'incursione è stata messa a segno di recente, pochi giorni prima dell'allestimento del cantiere impegnato nei lavori di ristrutturazione della chiesa, quando i tecnici dell'ufficio dei beni culturali della diocesi hanno già effettuato dei sopralluoghi per definire il cronoprogramma dei lavori. Se qualcuno vuole male alla chiesa, dichiara l'architetto Modestino Picariello, dovrà rassegnarsi, il bene vincerà e faremo di tutto per riaprire al culto la parrocchia di Gesù Redentore. Il raid Picariello quando sarebbe avvenuto? Poco prima dell'allestimento del cantiere? Sì, perché noi diciamo prima di allestire il cantiere abbiamo avuto due o tre volte la porta della chiesa aperta e in una di queste occasioni ho riscontrato questo, che poi le immagini descrivono con chiarezza. È stato un attacco a uno dei pochi pezzi che è rimasto, perché poi per il resto già hanno rotto prima. Quindi non è che è successo solo in questa circostanza. Purtroppo c'è chi costruisce come noi, come tutta la popolazione che si è stretta intorno a noi in questa opera di recupero, perché poi bisogna denunciare che ci sono stupidi, però bisogna anche dire che ci sono tante brave persone, tante persone per bene, le persone che ci stanno dimostrando affetto, che ci stanno dimostrando anche vicinanza per questo bene che rivive e che per noi non è soltanto un bene, perché una chiesa è in una chiesa il luogo sacro, il luogo in cui abita Dio, insomma noi ci teniamo a essere positivi, a dire anche a chi magari avesse altre intenzioni, rassegnatevi perché Dio abiterà di nuovo anche a Collina Liguorini. Certo, la tempistica è sospetta. Lei riesce a darsi una spiegazione sulla matrice, su quello che è accaduto? No, solo che purtroppo ci sta chi gode nel rompere. Poi se ci fosse altra intenzione non lo so, certo ci sono anche quelli che sono contro la Chiesa, quelli che sono contro il nostro Signore, quindi ci potrebbe anche essere qualche altra cosa, però ripeto, sia nell'uno che nell'altro caso si rassegnassero perché diciamo siamo ritornati e anche se lo stato dell'arte della Chiesa è diciamo notevolmente compromesso, noi siamo nelle condizioni di farla risplendere così come era prima, anzi meglio di prima.